Join the club. Signore e signori, buonasera. Grazie per esservi uniti a me in questa importante occasione. Ma buonasera, buonasera. Ciao Moni, ciao Vale. Ciao. Allora, innanzitutto, ciao. Mi sentite bene? Tutto a posto? Sì? Perfetto. Bene, perfetto. Bene.
Oh, siamo tornati in studio. Che emozione. Sono emozionato, sì, sì, sono sì, molto sì. emozionato. Finalmente, sì, insomma, dopo questa lunga pausa dallo studio, in realtà, perché noi abbiamo continuato esatto. ad andare in onda. E oggi stavo guardando, abbiamo fatto quasi una decina di puntate da casa, dalla cameretta. Me ne sono accorto perché io copio le varie cartelle con il numero delle puntate sulla chiavetta. Eravamo alla 22, quindi. Eravamo alla 22 e sì, oggi ho copiato la 32, quindi ne abbiamo fatte 9, esattamente. Se tanto mi dà tanto, esatto. Sì. E insomma, vabbè, io comunque siamo emozionati, speriamo che gli ascoltatori siano contenti di questo ritorno. Abbiamo fatto anche una pausa la scorsa settimana, ma siamo tornati a bomba di nuovo, di mercoledì, di nuovo alle 21, di nuovo su Radio Brown the Rocks, esatto. quindi insomma, tutto come deve essere. E ricordiamo agli ascoltatori che se vogliono scriverci, vogliono interagire con noi, il numero è sempre lo stesso, 349-192-7726, e siamo partiti con una mina. Questa sera c'è letta particolare. Sì, allora, spieghiamola. Vuoi spiegarla tu? La spiego io. No, spiegatela voi. Vale, spiegala tu. La spiego io, va bene, dai. Allora, è la scaletta, abbiamo inaugurato, diciamo, questa tradizione con Moni, col compleanno di Moni. La scorsa settimana è stato il compleanno di Gianluca, non diciamo quanti anni perché delle signore non si dice mai, giusto? Giusto, mi sembra giusto. comunque gli abbiamo chiesto di preparare una playlist dalla quale avremmo poi pescato a scelta nostra alcune canzoni per appunto per la playlist di questa sera. Esatto. E c'è proprio delle bombe atomiche, ragazzi. Sì, che criterio hai usato per questa playlist, Gianluca? Tutto quello che ti piaceva? No, il mio solito criterio, a cazzo. Oh, a cazzo di cane! Esatto, no, nel senso che ho preso la mia mega libreria musicale, ho iniziato a scorrere un po' così e ho messo tutte robe che mi ricordavano qualcosa, in qualche modo, ok? Quindi non sono i pezzi della vita, ma insomma sono canzoni che mi ricordavano qualcosa. Bene. E quindi insomma ci sono dei capolavori, abbiamo aperto con un capolavoro, sì. direi un sì. capolavoro della musica moderna, un classico possiamo dire, no? Insomma. Sicuramente sì, sì. diventerà un classico questo nel però appunto allora questo ad esempio mi ricorda Vale, perché mi ricorda un certo concerto al quale dovevamo andare. È un concerto che però è capitato in un periodo particolare della mia vita e insomma allora non siamo andati, però mi ricordo che c'era, ma conserviamo il biglietto, esatto, che c'era questo biglietto che è rimasto e ricordo ancora cosa mi hai detto quando me l'hai ridato. Mi ha detto no, noi dobbiamo conservarlo come se fossimo andati, perché questo qua esatto. è una cosa particolare, quindi spero che ci sia un aneddoto altrettanto carino su di me. Se non sì, c'è, inventatelo. Mi hai messo in difficoltà, ma adesso me lo inventa. No, non è vero. C'è in realtà, c'è. Va bene, quindi io ho fatto questa playlist di un tot di brani. Non posso dirlo perché se dico quanti brani sono, svelo la... Ma tanto poi la condivideremo, quindi ah, ti sì? sei sputtanato così. Sì, allora la è una... l'abbiamo condivisa. Giusto, è una playlist di 23 brani. Ti sei fatto lo sconto di 20? Esatto, esattamente. No, vabbè, ho fatto questa playlist di 43 brani. In realtà è 43 più 1. Sono 44. Perché ho aggiunto un brano che volevo mettere e poi vi spiegherò anche perché. E io ho fatto questa playlist e Moni e Vale hanno scelto tre pezzi a testa. Abbiamo tutti e tre in realtà scelto tre pezzi a testa, perché sono 9 pezzi questa sera. E abbiamo scelto tre pezzi a testa da questa playlist qua. Il primo... Angel l'hai scelto tu, giusto? Sì, certo. Senza sapere che ormai, cioè nel senso che se vedo in una playlist di Massive Attack, bene o male li pesco, che ci vuoi fare? Perfetto, invece quello che andiamo ad ascoltare adesso l'ha scelto Moni. Sì, io ho scelto le Chicks on Speed, questo gruppo di ragazze che mi era capitato di vedere all'Hiroshima Mon Amour, poteva essere il 2002-2003, ho questo ricordo di questo live molto strano, molto particolare, e di questo pezzo molto divertente. Bene, bene, me lo annunci anche allora? Sì, loro sono le Chicks on Speed e questa è We Don't Play Guitar. Over here tonight. Guitars. We don't play guitars.
play guitars, but T-A-C-H-E-S plays guitar. I play guitar. That's right. I play guitar. Well, you may not play guitar, but I play guitar. Com'è stato sto concerto? L'hai detto forse? Bello, 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 bello. Loro sono tre pazze scatenate e questo pezzo mi è sempre piaciuto tantissimo. Sono stata contenta che tu l'abbia messo in playlist, perché avrei voluto passarlo prima o poi a disco. Bene, 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 bene. Speriamo sia piaciuto anche agli ascoltatori. E a proposito di concerti, oggi notizia della lineup. Già annunciata la parte della lineup 2021 del Primavera, mossa meravigliosa per convincere la gente a chiedere meno rimborsi possibili, una lineup della Madonna. Sì, ci sono tanti nomi che erano già quelli del 2020. Esatto. E poi hanno già aggiunto appunto cose, cioè artisti per il 2021. E siamo di nuovo qui a parlare di concerti. Nota tristissima e dolente di ieri. Già, invece il nostro Festival Today del Cuore è stato ufficialmente cancellato per questa edizione. La notizia aleggiava nell'aria, per carità, però fino all'ultimo forse ci abbiamo sperato un po'. Sì, come ci siamo detti in chat, cioè la testa lo sapeva, il cuore era lì che continuava a sperare in qualche modo, insomma. Esatto. Insomma, la speranza era, ma sì, cambia qualcosa all'ultimo. Trovano un vaccino. Sì, no, magari, che ne so, magari anche con una formula diversa. No? Io ho visto qualche giorno fa una video intervista a i tre organizzatori dei tre festival più grandi del sud, quindi l'Ipsi, il Cinzella e il Color Fest, che sono uno in Sicilia, uno in Puglia e l'altro in Calabria. E insomma si parlava appunto di queste edizioni, su cosa si poteva fare, insomma, e quindi loro parlavano di formule diverse, nel senso che stavano già pensando a far comunque qualcosa quest'estate, ma con un formule diverse, no? Magari non formula del mi sono perso del festival, ma fare una rassegna di eventi e fare magari dei singoli concerti, no? C'è quindi da dire singolo che concerto con queste cioè con le varie precauzioni, sì, sì, del sì, caso, certo. Quindi insomma, poi è uscito questo decreto per quanto riguarda gli eventi che ha segato le gambe a tutti. Sì, ma poi c'è anche da dire che il Today è un evento che si tiene in Piemonte. Il Piemonte al momento, insieme alla quello Lombardia, anche è anche una delle regioni che vanno tenute sott'occhio, quindi quello forse è stata vero. La scelta più lì, giusta, diciamo che è uscito possibile. Questo decreto che appunto autorizza gli eventi con un massimo all'aperto, stiamo parlando dell'estivo, un massimo di 1000 persone con posti assegnati a sedere, che è l'unico modo per, insomma, costringere tra virgolette le persone a rimanere fermi in un certo punto. Esatto. Quello che però ha in qualche modo segato le gambe a tutti e che ha reso un po' nullo questo decreto, cioè avessero detto non fate nulla, forse sarebbe stata la stessa cosa, è stato il discorso della somministrazione di cibi e bevande. Certo. Prevedibile. Che sono vietate durante gli eventi, e certi eventi purtroppo vivono di quello. Certo. Cioè, forse anche la fetta più grossa delle entrate arriva da quello. Sì, c'è da dire che io mi aspettavo un po' più di partecipazione da parte degli artisti. Finora si è sentito solo Max Gazzè, se non sbaglio. Esatto. Che ha deciso di rinunciare al cachet per riuscire comunque ad aiutare l'industria. Sì. E continuare a suonare. Io mi aspettavo un po' più di partecipazione in questo senso. Ma speriamo che questo suo gesto in qualche modo incoraggi anche qualcun sì. altro. Vabbè, ricordiamolo anche agli ascoltatori, perché non avesse letto la notizia. Lui ha detto che appunto rinuncia al cachet per far sì che si proprio per far sì che si possa rimettere in moto in qualche modo la macchina. Esatto. E per poter ridare un lavoro a tutta quella gente che sta nelle retrovie. Certo. Esatto. Che sono quelli che stanno più patendo questa situazione, chiaramente, perché l'artista, bene o male, se è un artista conosciuto, parlando, che ne so, appunto di Max Gazzè, ad esempio, sì, perde dei soldi, ma non penso che stia morendo di fame, insomma, no? Quindi, no, beh, certo. Invece chi sta proprio patendo questa situazione qua
e chi sta dietro, tutto quel sottobosco di gente, sì, di gente che aveva uno stipendio normale, che comunque non sta percependo nulla da, ricordiamolo, febbraio, perché il primo annullamento è stato a fine febbraio, quindi. Esatto. E, insomma, all'inizio la speranza era che qualche evento in qualche modo ci sarebbe stato, insomma, si sperava questo. In realtà l'unica condizione per la quale possa esistere un evento quest'estate probabilmente sono eventi con fondi comunali. Insomma, quindi c'è il comune che sponsorizza, sì, caccia fuori. Ammesso che i comuni i grani abbiano soldi per fare no, chiaro. Però è l'unica soluzione è quella, cioè certo. con un grosso sponsor che decide di sua sponte di tirar fuori tutto quello che è il costo di copertura di un evento. Temo che non succederà, perché sento già le polemiche, ma i soldi andavano spesi diversamente e quant'altro, quindi esatto. Ci siamo già dati la risposta, secondo questo me. Questo è. Esatto. Infatti anche i locali più piccoli, tra virgolette, tipo in Magnolia, che ha un estivo importante, quindi sì. Volendo un singolo concerto con mille presenze riuscire a sedere, poteva riuscire. Sì. In realtà ha già annunciato che ha annullato tutte quelle che sono le date estive e che non faranno nulla quest'estate. E questo la dice lunga, insomma, sulla possibilità di riuscire a fare qualcosa a queste condizioni qua. E si spera che cambi qualcosa, ma insomma. La vedo dura. Per quest'estate sì. La vedo dura. Va bene, qua questa l'ho scelta io perché, vabbè, questa è una canzone meravigliosa che non abbiamo mai passato a Listo, anche perché a Listo passiamo poca musica italiana. Esatto. Però questo è o non è un pezzo da Listo? Cioè, un pezzo del genere. Allora dai, andiamo ad ascoltare Casinò con Cose difficili. Il sangue adesso è caldo e scorre molto lentamente. Non sono mai andato via da qui. Se queste stanze è solo un altro luogo della mente. Se chiudo gli occhi, volendo si può far così. Senza contare i passi poi comincio a camminare. Perso nell'eco dei miei dubbi, a volte va così. È stato un giorno troppo lungo, un giorno da dimenticare. Cose difficili, così difficili da dirti adesso qui. Cose difficili da respirare se non ci sai fare, se non vuoi capire. Questo è il momento in cui finisce il gioco, questo è il momento in cui ci lasceremo andare. È come fare un salto sopra il vuoto delle cose che non sento più. Sono sul fondo e scavo ancora, sono giù. Lasciami stare, non ci pensare. Comunque vada, lascia che la pioggia cada su di me. Lasciami stare, non mi fermare. Se nei tuoi occhi c'è riflessa la mia stessa strada. Lasciami andare, questo dolore è necessario per capire. E sarò certo che sono stati giorni veri. Perso nel ritmo strano del rumore dei miei pensieri. Yeah, yeah. Meraviglia, adesso mi dispiace tagliarla così perché siamo lunghi lunghissimi, cioè, non ce la facciamo quando siamo qua uno davanti all'altro è impossibile, però era già difficile a casa qua poi. Vabbè, allora facciamo così, cerchiamo di tagliare anche perché magari asciughiamo anche gli ascoltatori con le nostre lamentele tutte le volte. No, vedo che però le connessioni continuano ad essere alte, siamo contenti di questa partecipazione in questo nostro giorno del ritorno agli studios. Ricordiamo il numero. Sì, 349-192-7726, scriveteci se ci state ascoltando, salutateci, fate gli auguri in ritardo a Gianluca, insomma.
Allora, intanto salutiamo Marco che dice un po' in ritardo, ma si è collegato. Bentornati col cuoricino. Ciao Marco, ciao, grazie. Marco. Speriamo ti piaccia stasera la scaletta, perché è una roba particolare. Tu hai perso l'inizio, però la scaletta questa sera è tutta colpa mia. Oh, merito tu. Merito, merito. Sì. Allora, dicevamo appunto, io ho scelto queste canzoni perché mi ricordavano qualcosa, non... Ecco, niente. Questa con la prossima, sono curiosa di sapere cosa ti ricorda. Questa canzone qua, nello specifico, mi ricorda entrambe, mi ricorda sia Vale che Moni. Ah sì? Sì, allora, mi ricorda a te perché io non sentivo questa canzone da una vita, probabilmente dagli anni 80, credo, non sentivo questa canzone da una vita, l'ho risentita dopo anni, anni e anni, quando siamo ripartiti io e te dal concerto a Pistoia, saliamo in macchina... The National, che bello. Esatto, concerto di The National a Pistoia. Saliamo in macchina, accendo la radio e parte sta canzone. C'era Radio DJ, faccio pubblicità alla concorrenza. E c'era questa canzone qua che è partita. E ho detto, cazzo, quanto era bella sta canzone qua. Non la ricordavo questa cosa, però... No, beh, ma perché io non so perché, ma riesco a legare anch'io le canzoni a proprio volte, alcuni anch'io. Anch'io. E quindi mi ricorda esattamente quel momento lì, e invece Vale me la ricorda perché questa canzone qua io l'ho messa in un DJ set al Sislac. Ho messo questa canzone qua e tu sei arrivata in vetrina e hai detto, cazzo, ma che canzone hai messo? No, ma che figa, non la sentivo anch'io da una vita. No. Quindi capisci che, insomma, ci sta. Spandau Ballet. Stasera siamo invitati alla festa sul Panfilo del Moroni. Non possiamo andarci conciati così. Ok, amore, ma tu ti devi rifare il trucco ed io barba e capelli. Io non so dove possiamo andare. Dal martedì al sabato, ma mai di lunedì, che tu sia uomo o donna, per il tuo taglio di capelli e non solo, corri da Mai di Lunedì, in corso 4 novembre 2 a Bra. A concetture e make-up per matrimoni, cresime, cerimonie, battesimi, riunioni di lavoro, appuntamenti amorosi, incontri segreti, serie. Brown the Rocks. Join the club.
Vabbè, anche questa qua mi ricorda tutte e due. Sì? Sì, sì. Sì? Sì. Ma mi sentite? Perché non mi sento? Sì. Sì. Ok, speriamo mi sentano gli ascoltatori almeno. Sì, mi ricorda tutte e due perché li abbiamo visti al... al Today's. Esatto, li ho scelti per questo. Vero. Allora, io ero, vabbè, in uno stato pietoso. Ma Vale, c'eri anche tu? Sì. Sì, ma no. Sì, però sì, ma no. Siamo tornati a casa insieme, però. Sì, 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 sì. Io quella sera avevo mega, iper, cavolo, iper, vero, super raffreddore. Stavo malissimo. E dopo, c'era stato prima il concerto dei Cani ed ero stata dentro l'ex Incet. Dopodiché il caldo, sto raffreddore. No. Soul Walks li ho sentiti da fuori. Ecco. È vero, non lo ricordavo. Vabbè, io invece mi ricordavo. Beh, il concerto l'ho visto praticamente tutto con te. Sì. Ero veramente non pieno. ma perché allora c'erano stati sti cani prima? Cosa vuoi fare mentre ci sono i cani? Bevi, tu ubriachi. Sì. Vuoi mica ascoltare i cani? Ma sì, io sì. No, io sì. Ricordo che quella era stata la prima sera in cui avevamo conosciuto il nostro amico Cristiano ed era venuto giù da Genova. Io avevo passato tutto il concerto dei cani fuori a chiacchierare con lui e bere. Ma potrebbe essere la sera nella quale sono andato a fare l'amicone con Motta. Ciao Francesco. Sì, Motta, sì, sì, è proprio quella sera. È proprio quella sera. L'alcol è una brutta bestia. Vabbè. No, vedi. L'alcol. Eravamo già. Poteva ancora essere socievole. Sì, vabbè. No. E niente, mi ricordo che anche qui, pensa i ricordi, che tornando in macchina abbiamo ascoltato questo pezzo qua in macchina. Cioè, penso che roba che ti avevo fatto sentire, tu ti ricorderai, il remix, quello di Tiga. Può essere, ma secondo me io dormivo. Ecco, allora me lo sono fatto tutto il discorso da solo e me la sono ascoltata da solo. E nessuno ti rispondeva e non te ne sei neanche accorto. Che meraviglia. Invece, tra l'altro guidavi. Sì, sì, vabbè, questo potevamo non dirlo. Vabbè, ormai non tutto si bene, può. Tutto bene, ragazzi, tutto bene. Tutto a posto, bene. Siamo qua. Siamo qui a raccontarlo, va bene. Invece esatto. Questo pezzo l'hai scelto tu, Vale. E già in sottofondo, sì. Guarda, hai 8 secondi. Sì. Cosa vi dico? È Damien Rice, Vulcano, è limoni duri qua. Sì. Don't hold yourself like that. You hurt your knees. Well, I kissed your mouth and back. But that's all I need. Don't build your world around volcanoes, melt you down. And what I am to you is not real. And what I am to you, you do not need. What I am to you is not what you mean to me. Give me miles and miles of mountains, and I ask for the malamente su questa canzone meravigliosa, perché siamo veramente di chiacchierare, ragazzi. Lunghi. Beh, non ce la facciamo, io non, boh,
ci proviamo in tutti i modi, togliamo anche canzoni. È perché noi non ci vediamo durante la settimana. Noi di solito quando venivamo qua, bene o male, durante la settimana ci si vedeva nel weekend, c'era modo di chiacchierare. E noi adesso chiacchieriamo qua. Come si fa? Se... Va bene, allora facciamo così, facciamo questo intervento e parliamo fuori onda, così facciamo ascoltare un po' di musica agli ascoltatori. Bravo. Allora, il pezzo che ho scelto adesso... allora, mi ricorda il concerto di Milano, dove in realtà non l'hanno fatta. Per quello me lo ricorda. Perché, intanto, potremmo fare una rubrica con canzoni che avresti voluto ascoltare e quei pezzi di merda non t'hanno fatto. Potremmo fare una nuova puntata con Mi Spiace. Sì, sì, esatto. ci potrebbe stare, perché hanno fatto praticamente... Gruppi che non fanno quella bella. Hanno fatto praticamente di tutto a quel concerto lì, tranne questa qua. Questa qua. E infatti ricordo che è finito il concerto tutti quanti, ah, meraviglia, io... No, però non mi hanno fatto quella. E non ci stava, col mood del concerto, secondo me, non sì, ci stava tanto. Sì, hai ragione. E anche l'ultimo pezzo, adesso non voglio spoilerare, l'ho scelta per lo stesso motivo. L'avevo immaginato. L'ho scelta per lo stesso motivo, perché era una canzone meravigliosa, concerto meravigliosa, dove hanno fatto La Qualunque, dove hanno fatto anche robe pure Creep. Ecco, hai spoilerato. Vale. Esatto. Vabbè. Vabbè, ci arriviamo dopo allora, facciamo così, perché sto parlando di cose che arrivano poi alla fine. Invece adesso stavo parlando del concerto dei Cure a Milano e sto parlando di Love Cats, che è una canzone che io adoro e insomma non l'hanno fatta, e c'eri tu a quel concerto lì, quindi vedi che l'hai trovata scusa per parlare, ma non è vero, te l'ho già detto prima. Vabbè, sei una stordita. Vabbè, i Cure.
Tesoro, ma un locale vicino vicino per un buon aperitivo? Certo, cara. Vicino e divino. Personal sommelier, vasta scelta di curiosi vini al bicchiere, accompagnati da stuzzicherie che ti sorprenderanno. Vicino Divino è a Bra, in via Cavour 43, ma è anche sul web. Acquista online su www.vicinodivino.it. Ottima scelta, caro. Avevi proprio ragione. E sai che ti dico? Prendo anche un paio di bottiglie da bere stasera con gli amici. Ah sì? Allora per me è una bottiglia di champagne. Ma non ti dico con chi la bevo. Brown the Rocks. Join the club. Che, come ho già dichiarato nella puntata scorsa, forse nell'ultima puntata di 2 settimane fa, per quello l'ho scelta. È una canzone che ho sempre adorato in questa versione qua, che allora stiamo parlando di Gautier, Arzames. Noi abbiamo ascoltato la cover di, esatto, Joan. 2 settimane fa noi avevamo sentito questa cover di Joanne's Policewoman e tu ci avevi detto che era uno dei tuoi pezzi preferiti, quindi, esatto, io sono stata curiosa di sentirlo perché c'era questo remix di Joardi, il remix delle 3 della mattina, che ho sempre adorato, e insomma
e l'ho messo nella mia playlist e tu l'hai scelto, sei stata bravissima. Perché certo, non l'avrei certo. scelto, io sinceramente non l'avrei scelto perché avendo messo già la cover la settimana scorsa. No, invece io ricordo che ero curiosa di sentire l'originale o comunque di sentire una versione diversa, visto che non lo conoscevo. Ti è piaciuta? Sì, molto. Vale? Bellissima, e l'ho appena aggiunta alla nostra playlist Listomania su Spotify. Benissimo. Dove ci sono tutte le nostre scelte dal primo giorno. Perfetto, dalla prima puntata. Perfetto, perfetto, brava, 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 hai fatto bene a ricordarlo. Tra l'altro playlist che dovete assolutamente likeare. Cuorare, come si dice? Cuoratela. Cuoratela. Cuoratela, quindi c'è il link, se andate sulla pagina di Listo trovate il link a questa playlist meravigliosa dove trovate un sacco di musica bella. Siamo arrivati alla fine perché dobbiamo, ci hanno detto che nuova formula, insomma abbiamo un pochino di tempo in meno. E quindi direi facciamo ascoltare questo famoso pezzo del quale parlavamo prima, ovvero Radiohead. Qui anche qui ricordo che mi lega ad entrambi, certo, a voi due. E, concerto dei Radiohead, in particolare Moni su dei Plastic Moni Trees. Che piange, sì, che insomma stavo, che ha un cuore, sì, stavamo guardando questo concerto meraviglioso e su Fake Plastic Trees a un certo punto arriva Miki, tua sorella, che mi tocca la spalla, mi guarda, tanto lo sapevo che anche tu stavi piangendo, io perché, mi giro e c'eri tu che piangevi, sì, sì. Insomma, così, momento... Io ormai non riesco più ad ascoltarla senza piangere quella canzone, infatti sì. Per fortuna non hai messo quella. No, ho messo High and Dry perché? Perché è stato un concerto, il concerto perfetto, dove hanno fatto praticamente tutti i pezzi più famosi, tutti quelli che la gente si aspettava, anche quelli Creep, che non si aspettava, diceva, Vale. Perché appunto, come diceva prima Vale... Creep, esatto, non la facevano più da anni e invece in quel concerto lì ci hanno sorpreso con una versione di Creep fatta in... cos'era? La seconda uscita, terza uscita? Era un bis, non ricordo quanti ne abbiano fatti, sono sincero. Comunque, concerto perfetto, tranne per questa piccola macchia. Insomma, mancava questo pezzo qua e allora noi ve lo facciamo sentire. E questa è la canzone che va a concludere la mia playlistona. Cosa facciamo dopo? La condividiamo? Certo. Se ti va, sì, tanto ormai l'hai detto quanti anni hai. Va bene, hai. Allora dopo la condividiamo. Intanto vi facciamo sentire i Radiohead con questo pezzo meraviglioso, High and Dry. Think you got the world all so
Vabbè, anche senza questa rimane un concerto meraviglioso. Decisamente. Direi, no? Però questa è un capolavoro, questa. Sì. Penso che qua siamo tutti d'accordo, secondo me. Anche quelli che sono all'ascolto, insomma, gli ascoltatori di Listo penso siano d'accordo con noi. Va bene, siamo arrivati alla fine, siamo andati un po' lunghi, speriamo che ci perdonino, ma insomma l'abbiamo fatto per far ascoltare un pezzo del genere, quindi direi che spero ci sia la giustificazione in qualche modo. Ok, allora, io sono contentissimo, siamo tornati in studio. Sì, anche io. Fantastico, non vedo l'ora insomma di poter... farlo di nuovo tutti insieme, portare a tornare in studio tutti quanti insieme. Abbiamo iniziato in questo modo qua, ci torneremo in qualche modo, quindi non saremo sempre io e Moni in studio e Vale a casa, ma insomma ci torniamo. Adesso vediamo anche di capire se riusciamo a gestire anche il discorso regia in modo da poter magari restare a casa anch'io e venire voi due in studio. In qualche modo la gestiamo, in qualche modo la facciamo, però insomma la formula per il momento è questa qua. Ci proviamo e spero che gli ascoltatori siano contenti anche così. Ma per noi direi che è andata molto meglio, molto più rilassati e molto contenti. Farla diretta da qua è un'altra cosa, sì, sono d'accordo. Va bene, allora l'appuntamento è di nuovo per mercoledì, quindi siamo tornati all'orario classico, con mercoledì prossimo sempre alle 21, sempre con Listomania, sempre su Brown the Rocks. Noi vi salutiamo, ma restate collegati perché alle 10 torna anche il T-Audio al suo orario originale, che è quello delle 10 di sera del mercoledì. Alla prossima settimana, ciao! 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 Abbiamo appena cantata! Sì, certo! Signore e signori, buonasera. Grazie per esservi uniti a me in questa importante occasione. Brown the Rocks. Join the club. Sono le 21 e 54 minuti. Oh, Roby, aperitivo? Sì, dai, Checco, in quale posto? Ehi, ragazzi, ce l'ho io il posto. Il posto dove incontrare vecchi e nuovi amici. Vineria, aperitivi, colazioni, bagel. Il posto è a Bra, in via Moffa di Lisio 11. It's up in my heart when it skips a beat. Falls, it's a heart.